Sofia, buongiorno. A te ti fanno effetto quelli lì che vedi su Instagram? Ah, credi in te stesso, pompa il mattino all'oro in bocca, ogni giorno un leone si sveglia e deve correre più di una gazzella. Quelle cagate lì ti appassionano? Ciao, buongiorno a tutti, intanto a tutti gli ascoltatori. Allora, a dire il vero, no, perché la motivazione principale, secondo me, è quando odi la gente, odi averla intorno, quindi o vado la mattina presto o vado la sera tardi. Quella è la mia motivazione principale, l'odio verso l'umanità. Siamo sulla stessa barca, Sofia. Io prese... No, Sofi, siamo sulla stessa barca. L'odio nei confronti delle persone. Io anche, quando ho deciso di iniziare a mettermi la sveglia presto, per portare i cani, è perché è l'unico momento in cui so che al parchetto non c'è nessuno. Sì, esatto. Se senti qualcosa, vai anche lì, non devi parlare, non devi fare, non devi salutare, non devi fare niente. Sì. Vai lì e sei da sola. Quindi anche tu ti svegli presto la mattina per andare in palestra perché dici: a quell'ora siamo pochissimi leoni e quindi non devo poi stare a interagire con l'universo, con l'umanità. Esattamente, diciamo che siamo in quattro, sì, che hanno evidenti problemi seri, perché questo sì. È il suo dato. Sì. E basta un cenno del capo per farci un saluto. È tutto sì, lì. Basta. Vi riconoscete come quelli nei film che si salutano da lontano alzando solo leggermente le sopracciglia. Non c'è niente da aggiungere, ci siamo capiti. Ci siamo capiti, sì, siamo noi. Perché è mattina presto per tutti, tutti siamo lì perché odiamo la gente, quindi un cenno ed è più che sufficiente. Sì, giusto. Siete parte di quel Fight Club. Ma senti, dici un po', allora, la tua routine quindi com'è? Cioè, dov'è che come ti svegli, quando ti svegli, cosa fai, perché? Allora, ti svegli alle? 5:30. 5:30 ti svegli, esatto. E vai diretta in doccia, no, vai in palestra, quindi sai che la doccia la farai là. Esatto, quindi c'è anche la solita preparazione, sciacquo viso, eccetera eccetera, colazione abbondante, alle 6 preparo il borsone, alle 6:15 parto e quando arrivo mi alleno fin le 7:30 più o meno, doccia e poi alle 8 a lavoro. Ecco, al lavoro ti senti più pompata dopo aver fatto palestra prima? Cioè hai notato se quando arrivi al lavoro... Sì, tutto lo stress che si accumula la mattina non c'è il discorso dell'oddio mi tocca andare al lavoro, è tutto molto più naturale, più stimolante, perché so di aver caricato un po' l'energia, no? Esatto, il lavoro diventa non il primo pensiero della giornata, ma arriva lentamente già come il terzo, quarto impegno, cioè prima mi sono fatta la colazione, poi ho fatto palestra, poi ho fatto la doccia, eccetera, eccetera. Ma a che ora vai a dormire però? Questo è un tasto dolente, nel senso che verso le 9:40 sono già quasi alla fase REM. Cacchio, voi ci vivreste così, Foschi? Sì. Io andare a dormire alle 9. Con quella sveglia lì? Non lo so. Per andare in palestra? È tosta, no. La stimo tantissimo, però no, io riesco a fare, cioè riesco a mantenere una routine con le attività fisiche solo quando mi torna il mal di schiena. Allora lì mi metto sotto finché mi passa. Motivazione. Sì. Fai sempre, mal di schiena non ce l'hai. Perché appena mi passa dico vabbè, però sto bene. Faccio domani. L'inizio è sempre traumatico, poi soprattutto per gente della nostra età, Fosca. Sofia, tu quanti anni hai? 30. Quindi 30, dai, 30, no, 30 sei ancora. Ma pomeriggio non ti viene l'abbiocco? No, in verità no, perché comunque poi tutte le routine, anche delle cose da mangiare, eccetera, quindi nel senso tiro avanti. E la vita sociale? Cosa bella, Sofia, è finito il lavoro, non devi andare in palestra. Quello sì. Esatto. No, finito il lavoro. Speso quello che serve, diretta a casa, via, basta. Diretta a casa, arrivi a casa, però. Già pigiama e poi va a dormire, basta, fine. Scusami, a casa tu devi fare i lavori, c'hai impegni o sei da sole, puoi gestirti, cioè non hai figli, cose da organizzare? No, il compagno, ma ci diamo una mano, uno fa quello, uno fa questo, quindi insomma dai. Però devi decidere la sera prima come vestirti il giorno dopo al lavoro, giusto? Cioè ti devi preparare. Sì, considerando che lavoro in ufficio mi vesto molto semplice, jeans e maglione. E metti già nel borsone, quella roba lì va nel borsone e la tiri fuori dopo la palestra. In palestra vai già tutata. Sì, certo, chiaramente, non ce la potrei fare a cambiarmi anche là, già fa freddo in casa, figuriamoci arrivare. Quando arrivi così sei bella pronta, doccia calda, così la doccia fai anche la loro, non devi pagare neanche l'acqua calda a casa tua. Bravissimo. Perfetto. Sofia, scusami, ci scrive Sara dicendo che abbiamo dato un brutto messaggio dicendo odio o che odiamo la gente. Perché? Ti senti in colpa? No.
No, è brutto per lei, ma è bello per me, quindi sì, possiamo dire che odiamo anche Sara? No, Sara no, non le odiamo. No, Sara, non ti odiamo, non ti odiamo, ti vogliamo bene. Ma no, odiamo la gente nel senso che a volte non c'hai voglia di parlare per forza col mondo. Odiamo, no? La cioè... gente quando la mattina già vuole interagire. Esatto, sì, sì, in quel senso lì, ovviamente, dai. Odiare se stessi. Come? Odiare gli altri o odiare se stessi? Non sono in posizione nella lista. No, sai che no nel mio caso però. Ma non è una proiezione? No, 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 io odio proprio gli altri, ma a me voglio bene. Cioè, no, 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 Sara, lo diciamo per Sara. Sara, stiamo scherzando, stiamo sì. scherzando. Sofia, va bene, ti mandiamo un abbraccio. Ma tu sei tutta, cioè, questa attività fisica. Poi, scusami, l'altra cosa che dicevamo è la motivazione. Vedi gli effetti su di te? Cioè, sei, ti piaci? Sei soddisfatta di quello che la palestra ti sta dando? Sì, assolutamente. Così, sei bella gasata. Così. Quanto ti costa all'anno? Scusami? Quanto ti costa all'anno? E più o meno sui 600 euro all'anno. Beh, ma cioè il costo, cosa intendevi? Il costo dell'abbonamento in palestra? Sì, costa? Sì, sì. Ah, beh, costerà come una palestra, sì. Sì. 600 l'anno? No, nel senso, 600 l'anno, io non ci sono mai andato, quindi 600 l'anno è una palestra figa o è una palestra di quelle con due attrezzi? No, è una palestra di quelle molto anni 80 con attrezzi un po' datati, sì, però è bellissima. 600 euro sa di piedi? Cioè quando entri la prima cosa che ti accoglie è odore è di piedi? No, no, è bella pulitina. E allora va bene, e allora va bene, allora va bene. Sofia, ti mandiamo un abbraccio. Grazie mille anche stamattina a voi, hai fatto palestra? Giornata. Hai fatto palestra stamattina? Sì. No, stamattina purtroppo. Vabbè, però allora scusami, qua la situazione cambia. Sofia. Ti abbiamo preso come simbolo motivazionale e stamattina non sei andata. Vabbè. Ok, però non si può essere sempre perfetti, dai, mettiamola così. Hai ragione, hai ragione. Ciao Sofia, un abbraccio. Ciao anche a voi. Ciao, 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 ciao.